Bentrovati al consueto appuntamento con il fatto del giorno. Il tema che vi proponiamo oggi, più che prima che un tema, è un incontro con Silvia Crepaldi, che noi salutiamo, che ringraziamo per essere qui con noi. Grazie. Silvia Crepaldi ci potrà aiutare proprio in questo incontro a capire anche alcune cose del nostro territorio. Perché? Perché Silvia Crepaldi è una giornalista che sta a Modica ma da alcuni anni, in quanto ha un'altra, come dire, patria in Piemonte, però a un certo punto si è trovata qui. E qui ha proseguito l'impegno giornalistico, segnalandosi, ecco il punto, ecco, di partenza utile per i nostri telespettatori, anche per un approccio della realtà, della città di Modica, ma non solo, che credo sia alimentata e connotata anche da quella necessaria, virtuosa e salutare curiosità, con particolare attenzione anche, come dire, alle radici del territorio, al patrimonio culturale, quello che si definisce così, insomma, con un'espressione che a volte significa tanto e nulla, ma quando poi ci sono occhi attenti oppure orecchie Disposti ad pronte, insomma, ascoltare. sicuramente poi la realtà si fa conoscere molto meglio di quanto possa sembrare. Ecco, intanto cominciamo da una cosa, vediamo com'è che chi volesse conoscere Modica, ma questo vale anche per tutto il territorio ibleo, cioè con occhi, come dire, meno abituati di chi vi sia nato, insomma, da cosa è attratto, da cosa è colpito in positivo e in negativo, no? Cioè cosa apprezza, ma cosa vorrebbe che si cambiasse? Qual è la consapevolezza che Silvia Crepaldi ha maturato dopo 9 anni, mi pare? Sì, quasi un decennio ormai, anche se comunque erano anni che prima di vivere proprio qua fisicamente, erano anni che frequentavo sempre con lo sguardo un po' più da turista, quindi la curiosità, perché comunque venivo soltanto per alcuni periodi, e la curiosità era sempre quella di guardare le cose con l'occhio del turista, però io mi ricordo benissimo com'era questo territorio 20 anni fa, quando io ho cominciato a venire, dove la storia c'era ma era proprio nascosta. Negli anni si è dovuto proprio in qualche modo grattare per trovare questa storia bellissima e mi sono poi trovata semplicemente affiatata con quelle che sono le mie predisposizioni personali, quindi la storia, lo scrivere e poi il territorio e tutto quello che offriva, che era incredibile. Quindi negli anni questa passione è cresciuta e ho scoperto piano piano, anche grazie al lavoro, soprattutto attraverso il lavoro di giornalista, con programmi speciali, approfondimenti e rubriche, quella che c'era da mettere in risalto e da valorizzare. E allora il primo impatto, così anche per riandare con la memoria al primo sguardo da turista giunta per la prima volta, cioè, qual è stato? Cioè, il primo pensiero, così nella visione per esempio della città di Modica con la sua conformazione urbanistica, storica, insomma, architettonica? Il primo pensiero era quello che oggi tanti turisti secondo me non sentono più, era quello che ci fosse veramente tanto, che il territorio fosse incredibile, come sono rimasta ammaliata, e però che ci fosse tanta trascuratezza, quel senso di patina che secondo me si è perso negli ultimi 20 anni, perché parliamo, il ragionamento è fatto su 20 anni, si è perso tanto, per fortuna questa patina, e si tende, anche se si potrebbe fare di più, a valorizzare, e secondo me si inizia a valorizzare anche bene. No, abbiamo visto come negli ultimi decenni c'è stato tanto lavoro in questo senso da parte delle amministrazioni che si sono susseguite. Ecco, rispetto a quei 20 anni fa, la sensazione qual è? Che ciò sia avvenuto per un moto, come dire, dal basso, quindi dalla coscienza collettiva diffusa, oppure anche per l'abilità, insomma, degli opinion leader, della classe dirigente, sia politica ma anche di altro tipo? Se parliamo di una coscienza da parte della gente, secondo me è molto recente. Forse i modicani parliamo di Modica soprattutto, fino a pochissimo tempo fa si sono quasi stupiti nel vedere tutti questi turisti ancora oggi, no? Si sente dire non sai quanti turisti ho visto a Modica Bassa, quindi loro stessi si stupiscono di quello che in realtà avevano come potenzialità enorme. E in altre zone hanno saputo fino ad oggi forse fare meglio, se guardiamo altre zone della Sicilia, magari anche un po' meno belle, perché poi ormai mi sento modicana e sono orgogliosa della mia città, hanno saputo invece intelligentemente, con arguzia, con furbizia, rendere più appetibili. Qua invece questa malizia in qualche modo non c'è, o se c'è si sta ingranando ora. Parlo ad esempio di Taormina, no? Sì. Bellissima, ma cioè, voglio dire, hanno saputo. Giardini Naxos, ma cosa c'è? Io quando vado a Giardini Naxos dico, ma cosa c'è? Cioè, veniamo da un posto bellissimo, che, per carità, non è che vuole togliere. Ma non, ci sono dei posti molto più belli. C'è stata lì evidentemente una furbizia, un'attenzione politica e amministrativa e tutto quanto che ha portato a quello che è il risultato di oggi, che qui ancora non abbiamo.
Ancora oggi siamo, come dire, fermi allo stupore dei modicani per i turisti o siamo alla coscienza invece, come dire, del valore anche del turismo attratto dai beni culturali? La coscienza è sicuramente un livello politico, amministrativo e quella c'è. E da un punto di vista dei modicani, non lo so, si potrebbe fare di più da un punto di vista, secondo me, dell'imprenditorialità. Allora, se partiamo dal basso e guardiamo cosa si potrebbe fare per il territorio da questo punto. Mi sono resa conto, incontrando tanta gente anche attraverso le esperienze di riviste con cui ho lavorato, molto attente alla storia dei personaggi, che la maggior parte delle persone che hanno fatto tanto, che hanno creato grandi realtà imprenditoriali o turistiche, vengono da, non, o se non vengono da fuori, hanno vissuto gran parte della propria vita, dei propri studi fuori, per poi tornare. E come si spiega questo? Da un punto di vista complessivo, insomma, questo magari ci interroga sull'indole umana, insomma, nella sua interezza. Come si spiega questo fatto? Come dire, non riusciamo a guardare oltre il nostro naso? No, il venire naso, da fuori aiuta tanto. In un posto. Eh sì. Sì, secondo me è proprio quello. Chi vive qui si accontenta sempre, io lo dico sempre, di quel anzi mi è stato fatto questo, no, questo ti spettava di diritto, questo si potrebbe fare di più. Chi viene da fuori perde questo anzi, come dire, non ti era, si può fare di più in questo senso, non voglio dire. Certo, qui il problema è diverso, anche un po' più complesso, però è interessante anche questo punto di partenza. Come dire, quando ci si conosce, ci si frequenta, si ha minore coscienza, appunto, sì, no? Della linea di distinzione tra diritti, doveri, facoltà, libertà, cioè competenze, e magari si ritiene che tutto possa vivere così nel calderone della relazionalità amicale oppure, come dire, di favore. Ma sì, è un problema più del sud che del nord, sì, ecco, sì, forse andando via si perde proprio questo, un pochino si dimentica, o comunque poi l'altro aspetto può essere quello che andando via si acquisiscono tutta una serie di competenze, di professionalità, che anziché restare dove si è o avere magari possibilità altrove, si preferisce tornare a casa sapendo che si va sicuramente intorno a uno svantaggio economico, a difficoltà nel far partire quello che vuoi fare, però c'è tanta determinazione nelle persone che ho incontrato nell'andare avanti. Da questo punto di vista la cittadina Silvia Crepaldi, che appunto dal Piemonte a un certo punto si è stabilita a Modica, ma questo varrebbe per qualunque città del sud della Sicilia, limitatamente a questo aspetto anche culturale, ha fatto un passo indietro? No, assolutamente, mi sono arricchita tantissimo. Come ho detto, ogni parola scritta, ogni programma fatto, ogni veramente passo anche fatto a piedi, perché per scoprire Modica ci sono voluti tanti passi, è stato un arricchimento, sempre e comunque. Da un punto di vista del patrimonio culturale, che degli occhi normali così possono vedere subito a Modica, quali sono le attrattive che ti hanno colpita di più? Sicuramente all'inizio la grande attrattiva era dovuta al litorale, questo litorale non sfruttato da un punto di vista, non sono per uno sfruttamento intensivo di quella che è il litorale, ma non era proprio in nessun modo valorizzato, il fatto di essere bello, un po' primitivo, però forse lo era un po' troppo, o quantomeno non era dato a una fruizione turistica a dei livelli più alti. L'altro aspetto è poi sicuramente quello di Modica, della storia che si porta dietro, che non è, comunque continua a non essere valorizzata, anche ad esempio se c'è da parte di questa amministrazione, soprattutto dell'assessore Monisteri, una grande sensibilità in questo senso, manca una sorta proprio vera e propria di valorizzazione. Ad esempio, io ricordo benissimo che qualche anno fa, adesso non saprei dire quando, era stato fatto un plastico di quella che era la storia di Modica ai tempi dei ponti, quindi io mi ricordo di aver fatto un servizio, ai tempi lavoravo a Teleblea, su quello che erano i ponti di Modica. Mai più visto questo plastico, non è valorizzato da nessuna parte. Non chissà dove sarà finito. Ma perché? Voglio dire, è una parte della storia di Modica che è assolutamente totalmente trascurata, che è poi quella che dovrebbe essere la peculiarità, quindi Modica, quello che all'inizio, 20 anni fa, mi raccontavano, la prima cosa che mi dicevano era: ah, qui Modica era la Venezia del Sud. E io chiedevo perché, ma nessuno sapeva né il nome di un fiume, né dove passava, non sapevano niente. Poi piano piano io ho scoperto tutta questa storia, ma che non è in nessun modo oggi valorizzata. Non c'è un plastico, non c'è un richiamo a dove erano i ponti, cioè per dire, per fare un esempio di cosa si potrebbe fare. E questo ovviamente è una carenza, come dire, della classe dirigente, sì, cioè politica sì, innanzitutto, perché piuttosto che vivere, come dire, nel presente immediato, insomma, di quello che è possibile fare, cioè manca una visione anche di progetto, insomma, che possa ottimizzare le risorse di partenza per presentarle in una percezione, in una fruizione, cioè magari migliore, cioè più qualificata. Ma sì, assolutamente. Io mi ricordo fino a qualche anno fa, quando mi
dicevano, ah, Modica, che bello il cioccolato, allora dicevo, ah sì, effettivamente. Ora quando mi dicono Modica il cioccolato, io dico sempre, sì, ma oltre al cioccolato c'è anche di più, perché non è solo il cioccolato, va bene identificare la città con un prodotto e tutto quello che comporterà l'IGP può essere e sarà sicuramente un qualcosa in più per la città, però non può essere solo quello. Sì, questa identificazione del cioccolato con Modica è un dato della realtà, perché capita a chiunque, capita anche a me, insomma, quindi per cui se non fosse, come dire, partita questa scoperta o riscoperta del cioccolato, insomma, oggi Modica, ecco, andiamo magari a 20 anni fa, quando magari la prima volta, non so quando, Silvia Crepaldi ha sentito parlare di Modica, no? E quindi prima ancora che la vedesse, cioè, cos'era Modica? La Venezia del Sud, a quello mi ripeteva sempre mio marito, sapeva solo quello della storia di Modica. Basta, niente, era una bella cittadina del sud, ma non sapevo nulla della storia, è stato poi una... E non conoscevo nessuno che ne sapesse nulla, a parte i modicani che incontravo a Torino, che erano abbastanza, studiavano tutti, erano tutti giovani, e non sapevano niente però della storia della loro città, quando io chiedevo, ma questo perché così, ma questo perché così... No. Certo, ovviamente poi bisogna anche appropriarsi del senso di quella citazione comparativa, magari chi non lo sa pensa che perché ci sia qualcosa di simile anche sul piano del paesaggio fisico, esatto. Non è così. Non capivo, era solo, veramente. Era solo per il tasso, come dire, di originalità, insomma, Venezia in un ambito e Modica in un altro. Sì, ma io chiedevo poi, ma che cosa, quindi che cosa vuol dire? Lo vedi come il corso, ha la forma di un fiume. Ma che se, sono stata poi io negli anni a raccontare, ma lo sai che quello lì, quella casa, quell'edificio lì è un pezzo di un ponte che forse è rimasto lì, che poi, ah sì, chi te l'ha detto? Cioè così. Attingendo alla tua esperienza anche di lavoro giornalistico di questi anni a Modica, anche per i temi che scegli, per le cose che cogli, cosa ne emerge nella tua percezione circa la consapevolezza della città, ma soprattutto, come dire, dei decisori pubblici, no? Circa per esempio quello che giustamente tu dicevi, non si fa questo, non si fa quest'altro, insomma è tutto superficiale, ma quando si interagisce, magari si intervista, si chiede, si cercano le notizie, ci si confronta, siamo sempre fermi, insomma. Non siamo magari poi più così fermi, però si vive molto di quello che si sente, no? Questo accade, è un po' un meccanismo, come dicevi tu prima, umano, fa un po' parte di com'è la gente. Noi siamo un passo, cioè noi siamo dietro, no? Conosciamo tutta una serie di meccanismi, di come funzionano le cose, però poi mi rendo conto che quando vado a parlare con la gente o le intervisto, si vive molto del sentito dire, quindi il cioccolato, San Giorgio, San Pietro. Non c'è, pochissimi conoscono quelle che veramente sono, sì, la contea, che cos'è Modica? Una contea, ma quando, fino a quando è stata Modica? Che cosa vuol dire? Lo sapete che a Modica ci sono tantissime altre cose, come ad esempio Villa Cascina? No, pochissimi ad esempio Modica conoscono la storia, tranne quelli che abitano al Dente, ma poco e male comunque la conoscono. Per loro era un grande parco, questa villa abbandonata. In realtà Villa Cascino porta con sé una storia incredibile. Era il più grande sanatorio privato del sud della Sicilia, che non è sud, significa il regno di Napoli, quindi da Napoli, che era il centro del regno, si veniva anche a Modica per farsi curare. Ci sono delle storie incredibili. Peraltro c'è stata una fase storica nella quale il regno delle due Sicilie era uno dei più importanti stati d'Europa, ma per tanti indicatori anche di qualità, di tenore di vita, cioè economico, ovviamente nelle condizioni del tempo. Ma anche tutta la storia ad esempio dei Salonia, dei nobili, ci sono tanti aneddoti sui... Ecco, allora cominciamo ad entrare in questo merito, proprio partendo anche dai lavori che tu hai fatto, in questo caso per la Sicilia, no? Cioè tante delle pagine. Sì, tante delle parti, sì. Su questi fenomeni culturali o comunque su personaggi, ecco, di recente per esempio la famiglia Papa, la storia Papa. Della famiglia Papa, cosa hai scoperto, cioè, cosa ti ha colpito particolarmente? Grazie a Clementina Papa che ha fatto un grande lavoro di ricerca, perché poi qui si parla di dover stare ore e ore negli archivi a dover fare ricerche, lei aveva già fatto un grande lavoro storico sulla famiglia Grimaldi e in che modo erano legati alla famiglia, a Carlo Papa, del perché c'era stata questa cessione, perché le sorelle Grimaldi vivevano a casa Papa e poi gli è stato dato il castello. Partendo poi da questo, Clementina ha sviluppato tutta quella che è la genealogia della sua famiglia, che si divide a Modica in tre grandi discendenze, di cui lei fa parte, ed è composta da due, dai Papa e dai Denaro Papa, che però in realtà sono lo stesso, derivano tutti dalla figura di Carlo Papa. Fino a oggi, perché c'è un Carlo Papa che vive a Roma ed è presidente della Fondazione Enel. Sì.
Quindi c'è questo filone di continuità. Quello che è emerso, al di là del personaggio, cosa lo rende ad esempio diverso rispetto alle tante altre famiglie aristocratiche che ci sono a Modica, perché ce ne sono tante, anche con personaggi illustri, quello che lo rende particolare è il senso di restituzione che la città ha nei confronti di questa famiglia, cioè il fatto di avergli intitolato le piazze, statue, busti, piuttosto che tutta una serie di cose, non è una semplice intitolazione e basta. La famiglia Papa le ha vissute proprio come un senso di restituzione, perché tanto, andando indietro nelle generazioni, si è scoperto che i Papa avevano fatto per questa, per i Modicani, per Modica e i Modicani, e quindi la città in qualche modo gli ha voluto rendere grazie. E c'è si parte da quello che è questo medico catanese Santoro, che si è trasferito a Modica, dice che è conoscitore anche della medicina cinese, quindi personaggi anche particolari nella loro storia, che ha dato il via al troncone dei Papa Modicani. E c'è tutta la serie di loro, tanti personaggi che sono stati governatori, sindaci, e quindi hanno avuto dei posti di rilievo nella città, e molti di loro, dalle carte è emerso che hanno avuto anche dei debiti personali in momenti di difficoltà per salvare la città. Quindi c'è stato tanto, evidentemente c'è una propensione personale, no? Quasi filantropica, di questa famiglia nei confronti della città, ecco perché oggi questo senso di restituzione che loro sentono da parte della città. Mi ha colpito molto questo. In questa tradizione di famiglia, in questa genealogia, c'è qualche figura che spicca in particolare? Oltre a Carlo Papa, sì, anche alcuni, adesso non ricordo esattamente però tutti i nomi, sì, che sono stati sempre sindaci della città. E lungo quest'arco temporale, dovremmo, per esempio, invitare Clementina, che certo, ma sicuramente lo faremo anche in occasione di questa bella mostra di cui è stata curatrice. Sì, sì, molto. Anche per parlare di quella, nonostante un po' mi pare sia ormai abbia esaurito, insomma, il suo programma di... Sì, però lei penso che sia tutto materiale che lei tiene, certo. Comunque è sempre disponibile. Lungo questo arco temporale, per esempio abbracciato dalla famiglia Papa con la rappresentazione che ne hai fatto, qual è la storia sociale della città? Beh, una storia non facile, perché comunque attraversata da dei periodi molto complicati, tanto è vero che la società di mutuo soccorso, quindi anche l'opera Pia che viene istituita dalle sorelle Grimaldi, erano proprio degli aiuti concreti, filantropici, che questi, diciamo, aristocratici più attenti riuscivano a dare alla città, e da quello che ho capito l'aiuto è stato veramente tanto, nel senso che tante volte Modica, tra virgolette, si può essere salvata proprio grazie a questi aiuti molto generosi da parte di queste famiglie, tanto è vero che Concettina Papa, una di nipote di Carlo Papa, non sposata, ha lasciato tutti i suoi beni alla curia di Noto. Ad esempio quella che oggi è Palazzo Casa Don Puglisi e Palazzi Annessi, che sono grandi possedimenti, sono stati dati alla curia di Noto da Concettina Papa, e ha negli anni 50 creato la chiesa di Cozzo Rose. E infatti accanto alla chiesa, mi ero sempre chiesta di chi fosse il busto di questa donna accanto alla chiesa, e ho scoperto essere questa Concettina Papa, con questa storia bellissima alle spalle, per cui lei ha devoluto tutto alla chiesa. Mi raccontava Clementina Papa che c'era da parte sua e di altre signore nobili del tempo quasi una sorta di gara, tra virgolette, a chi donava di più. Quindi forse questo poi ha reso molto bella la città di Modica, bella nel senso... in questo senso, perché tanto è stato dato alla città, e poi gli è ritornato, perché alla fine Casa Don Puglisi è oggi un centro molto importante, quindi in qualche modo la città ne ha usufruito molto. Parlavi della famiglia Grimaldi, ma tu, a proposito del legame accertato, comunque presunto, attestato in qualche modo da alcuni ma non da tutti, con il Principato di Monaco, che idea ti sei fatta? Io sono un po' per il filone, perché mi sono un po' documentata e ho letto tanto, che il ceppo originario sia quello dei Caser, insomma, e che poi ci sia stato a un certo punto, per quale motivo ancora, stanno cercando di risalire agli archivi, quindi ai documenti, ci sia stato da parte di un Caser il doppio cognome del Grimaldi, evidentemente una parentela, un legame, un motivo ci deve essere stato. A un certo punto uno dei due cognomi è decaduto ed è rimasto l'altro. Può essere stato anche un motivo economico, commerciale, oppure una parentela, però quale sia esattamente il motivo, penso che ancora lo stiano, ci sono delle ipotesi però
non vorrei essere poi, c'è cioè, una diatriba in corso, non vorrei pendere né da una parte né dall'altra, però in effetti pare che il ramo sia quello dei Caser. Poi Gribaldi sia subentrato in un secondo momento e quindi non ci sarebbe nessun legame con il Principato, secondo questa teoria, o se c'è è molto alla lontana, ma questo non toglie che comunque questa affinità di storia, la bellezza, la grandezza di quello che sono stati i Grimaldi per Modica, per la contea di Modica, non li porti comunque, anche se lontanamente, ad avere delle affinità con i loro parenti così lontani. Tu hai dimostrato anche per quello che hai detto adesso, come dire, di amare questa città, sì, insomma, di identificarti, di riconoscerti, quindi sei anche, come dire, buona e generosa, anche benevola, insomma, nei confronti della città. Ma per esempio, proprio per parlare ancora dei Grimaldi, quell'evento, quella giornata, quella visita, insomma, del principe a Modica, non ti diede l'impressione, insomma, come dire, di una città un po' troppo provinciale, insomma, anche per la sua rappresentanza istituzionale, per come, insomma, si predispose a quel momento, insomma, al di là del significato che potesse avere? Allora, se la vogliamo guardare con un obiettivo, diciamo, più politico e critico, è ovvio che sembrava più una parata, più una, diciamo così, una fanfarata, se vogliamo. Però se la vogliamo guardare invece con gli occhi della gente che ha accolto questo principe, lo ha aspettato, l'ha visto passare, insomma, alla fine è stata una festa. E quindi avere qui il principe Grimaldi, che sia o non sia comunque erede e legato a quelli che sono i Grimaldi di Modica, ne ha comunque dato una risonanza piacevole, secondo me, per la città. Abbiamo parlato della famiglia Papa, ma tu anche giornalisticamente, uh-huh, insomma, hai seguito tante altre cose. Qual è un altro tema, un'altra pagina di storia di Modica che hai scoperto, conosciuto, di cui hai anche scritto professionalmente, che è bene far conoscere anche, come dire, ai modicani che magari non hanno gli occhi così attenti come invece hai saputo fare tu? Ma veramente mi ha colpito molto la storia di Villa Cascino, ma perché è proprio dimenticata. Parliamone. Cioè, a differenza di Carlo Papa, che sappiamo benissimo chi più chi meno io, chi io era. La conosco, però non faccio testo, perché, come dire, sono vissuto a poche centinaia di metri da lì, insomma. Ecco. Però non, la regola torna, perché solo chi abita lì. In realtà, se si cammina per Modica Bassa, cioè non si può non notare Villa Cascino, eppure tantissimi non la notano. È quasi lì appoggiata, no? Un po' sorniona su questa collina. Ed è dimenticata un po', a parte l'anno scorso, che una società, un'associazione, una realtà modicana, però del quartiere, sì, ha cercato di animarla, di renderla più viva, ha cercato di interloquire con l'amministrazione per poter fare una progettualità che adesso non so a che punto sia. In realtà è lì un po' abbandonata a se stessa, c'è nei locali, una è sede di una compagnia teatrale, però la maggior parte della villa è completamente chiusa, il sanatorio penso che sia completamente chiuso, beh, peccato, potrebbe essere veramente la location perfetta, certo, per un museo che racconti la storia di Modica, non soltanto, senza nulla togliere, al Museo Belgiorno, che è anche un grande personaggio, spesso, troppo spesso dimenticato, ecco, della storia di Modica, però proprio per raccontare quella storia, ecco, Villa Cascino potrebbe essere il contenitore perfetto per raccontare le storie dimenticate, quindi tutta quella che è la grandiosità di Modica raccontata in un posto molto bello. Però io ho parlato con gli eredi Cascino, loro sono molto legati a questo posto per raccontare la storia, addirittura quello che Jacopo Cascino, erede proprio diretto di Saro Cascino, di Rosario Cascino, che era il medico, e lui ha 60 anni che non passa da quella strada, tanto l'amarezza di vedere la loro villa, che era il loro posto dove crescevano da bambini, abbandonato, perché l'hanno dovuto ovviamente cedere, ci sono tutte delle motivazioni per cui tutta una serie di beni che venivano direttamente dai Salonia, perché la madre del dottor Cascino era una Salonia, quindi una parte di grandi beni venivano da questa nobiltà, ovviamente in decadimento nel periodo storico, ma perché era il periodo quello, e sono stati dovuti dare al comune. Forse loro ingenuamente, tra virgolette, pensavano che il comune ne avesse forse fatto qualcosa, ne avrebbe fatto qualcosa di più, li avrebbe valorizzati, invece una parte è stata mutilata per costruire sotto, una parte del parco è rimasta, però è quello che vediamo oggi. E poi è proprio quello che a me colpisce, come sia soffocata da questi grandi palazzi del Dente, e poi invece vedendo le immagini e i disegni degli anni 30, anni 40, anni 50, ovviamente era
E purtroppo qui c'è anche la responsabilità storica del periodo, gli anni 50 e 60, insomma, della ricostruzione istintiva, selvaggia, non pianificata. Però questo non vuol dire che passando di lì gli si possa dare uno sguardo. Sì, sì. Ora c'è un bellissimo trenino turistico che fa il giro di lì e io quando sono sceso ho detto: perché non parlate di Villa Cascino quando passate lì sotto? Perché... Ecco, l'ignoranza della storia di Villa Cascino da parte delle persone comuni, della stragrande maggioranza delle persone comuni, è anche il segno, come dire, che ci dà anche la spiegazione del perché poi, come dire, è abbandonata. Non si fa nulla perché ci potrebbe volere un moto anche dal basso, no? Ma non ci può essere se non si conosce neanche appunto la storia. Questo è un grande problema culturale che abbiamo. Sì, un po', sì, ad esempio questa associazione che si era creata tra i cittadini, che era un moto appunto, partiva una volontà e partiva dal basso, come ho capito io, raccoglieva bene quelle che erano le sensazioni del quartiere, perché gli vogliono bene, detto in una maniera semplice, a questo posto, e però poi effettivamente si è scontrato con tutta una serie di difficoltà amministrative nella realizzazione di questo progetto, per cui poi è arenato. A proposito di storia della città e anche di personaggi, citavi Belgiorno, ecco, di recente appunto c'è stata questa iniziativa per Franco Libero Belgiorno, un'altra personalità interessante è anche il figlio Ciccio Belgiorno, noto così, ma per esempio di recente anche si è parlato molto di Giovanni Modica Scala, cioè una figura appunto che è stata così forse valorizzata poco e comunque in ritardo, ma che ha lasciato anche una grandissima testimonianza sul piano degli studi e appunto anche dell'amore per la città. Insomma, che ha saputo anche illuminare con il suo talento letterario e storico. Ecco, figure sì, di grandi intellettuali che hanno fatto tantissimo per Modica, che diciamo che ora un po' stiamo riscoprendo, perché come dicevano alla conferenza stampa, cioè, c'era magari questa conoscenza tra troppo pochi per personaggi che invece hanno fatto tanto. Parliamo di Belgiorno, è stata la sua lungimiranza a far nascere il museo, poi ammirato da ogni parte, ma è stata la sua lungimiranza e anche la sua tenacia, la sua caparbietà nel dire: questi pezzi hanno un significato che va oltre a quello che noi oggi vediamo. Cioè, bisogna ovviamente saper guardare lontano, non è da tutti, però almeno il senso di riconoscenza verso questa famiglia glielo dovremo. Idem per Modica Scala, perché gran parte di quello che conosciamo oggi, che io conosco oggi, è perché l'ho letto nelle sue, in parte delle sue pubblicazioni, o comunque pubblicazioni che riprendono a loro volta quelle di Modica Scala, quindi... Assolutamente. Peraltro nel caso di Giovanni Modica Scala, a parte c'è tutto il patrimonio, come dire, di scrittura, ma anche di documentazione addirittura cinematografica e fotografica di grandissima qualità che ci ha lasciato, ci sono anche iniziative importanti come La Scoperta, che si deve esclusivamente a lui, degli ambienti dove c'era la Santa Inquisizione, cioè nell'atrio comunale di Palazzo San Domenico. Cioè... Ci sono dei posti di cui andare alla scoperta, ogni tanto abbiamo la fortuna che attraverso le giornate FAI piuttosto che si va alla scoperta di questi angoli, mi ricordo... La cripta, che ultimamente è proprio quella che forse è l'ultima che è stata scoperta, e ci sono tanti posti, ad esempio a Modica Alta, forse in pochi sanno che nella chiesa di Sant'Antonio, quella nella via Roma, c'è una cripta sotto che risale al periodo medievale, però non è in nessun modo accessibile. Io ricordo quando siamo andati, perché facevamo questo programma a nord di Melagrana, più a sud di Francavilla, l'avevamo chiamato così perché ben spiegava, per chi lo sa, insomma, come sono fatti gli antichi quartieri medievali di Modica, e si scende con una scala, cioè il prete sposta le panche, mette una scala, c'è una cosa per la sicurezza, c'è un buco e si scende con una scala a pioli, là sotto non c'è luce, bisogna scendere con una luce, quindi non è in nessun modo fruibile. Eppure è una cripta medievale che avrà sicuramente, io non sono un'esperta, non sono una giornalista, quindi riporto, però mi piacerebbe raccontare la storia di che cosa c'è là sotto, perché io l'ho potuta solo guardare. Certo che la conoscenza capillare di ogni angolo della città da parte di Piedi l'ho fatta. È veramente un fatto. Francavilla a piedi, quindi quartiere per quartiere, la Casbah araba e incanto un po' i turisti quando li incontro per strada, mi chiedono un'indicazione, allora mi perdo, gliela racconto. Ma abbiamo citato alcuni personaggi, no? Belgiorno, mm-hmm. Modica Scala, potremmo farne altri nei vari campi, ma oggi che abbiamo? Non so. Oggi ci sono sicuramente, forse per quanto riguarda Modica, più illustri anche in altri settori. Abbiamo visto ad esempio i premi dei modicani, come il premio alla modicanità, piuttosto che i ragusani, a volte c'è qualche personaggio, però più dedicati a professionalità che non a menti eccelse che vengono da Modica, quindi proprio culturalmente c'è un attimo di buco nero. Non credo sia la fame.
Ma non è colpa nostra che non sappiamo vedere? Sì, un po' e anche perché... Ci consoliamo così? Sì, un po' è anche perché oggi si è veramente orientati ad altri tipi di professionalità, no? Quindi abbiamo, secondo me, la fortuna, lo dico, che l'assessore Monisteri è molto attenta, più di altri predecessori, ma perché lei, per sua storia personale, lo dice sempre, è legata alla storia di Modi, che quindi patrocina volentieri tutta una serie di iniziative, e questo porta un pochino, toglie un po' di quella superficie da grattare. Tra le tante cose che Silvia Crepaldi in questi 9 anni ha potuto scoprire, ecco, della città che ha scelto come propria città, c'è per caso qualche elemento che riconduce per esempio ad una storia di campanile con la città di Ragusa? È capitato? Sì, però più nel chiacchiericcio della gente, proprio legato a qualche episodio storico, no. Se c'è, non sono preparata. Più sempre alla solita vecchia questione della provincia, insomma, ce l'hanno ancora legata al dite Modicani. Però negli ultimi anni gliel'ho sentito dire meno. 20 anni fa lo, ah, quindi era ancora recente, lo sentivo fresca, di più, forse erano più, c'erano sì, più. Infatti, risale ormai, non si sente, insomma, più oltre, tanto. Ad oltre 90 anni, perché insomma l'elezione a provincia del 1927, diciamo che la nostra generazione, 27, sì, quindi, insomma. La nostra generazione, che siamo tra gli adulti di oggi, non la sentono più questa cosa. Ma questi sentimenti di campagna? La scaccia, bisticciano sempre per le scacce, vedo su Facebook. Sì, si bisticciano tanto per questa... Ma c'è un che di vero, insomma, come dire, nella resistenza di un prodotto, cioè, tipico, locale, sì, cioè, ecco, come la scaccia rispetto, per esempio, come dire, al McDonald's, difatti si dice a Modica ha dovuto chiudere, invece a Ragusa c'è, cioè, insomma, quindi... E però i modicani ti diranno, a Modica ha dovuto chiudere perché noi abbiamo le scacce più buone, non andavamo a mangiare da McDonald's. Sì, quindi non... c'è, ecco, forse la differenza è questa, ma il dibattito popolare si è ovviamente socializzato attraverso i network, e allo stesso tempo è molto più casereccio, enogastronomico, cioè non, forse il livello è un po' più basso e più diffuso, secondo me. Questo sentimento del campanile, anche se lo hai solo percepito un po' a distanza, è una cosa comune, che, come dire, ti sembra una cosa normale in qualunque luogo del mondo, in qualunque città contigua ad altro, per esempio con il tuo Piemonte? No, c'è, però ce l'abbiamo con i milanesi, no? E Torino ce l'ha con Milano, sì, e il tuo Milano ce l'ha con Torino, quindi sì, è un... Molte vicende anche dell'attualità, come dire, politica di questo tempo, ecco, ci hanno un po' proposto, a proposito, sì, dalla Fiera del Libro. La Fiera del Libro, insomma, alle Olimpiadi. È una grande ferita per i torinesi, sì, assolutamente. Alle Olimpiadi. Sì. Ma cosa rimane, cosa resiste nella piemontesità? Facciamo una piccola parentesi a questo punto, anche come doveroso, come dire, riconoscimento rispetto all'amore e alla proiezione che Silvia Crepaldi ha dato su Modica, della piemontesità, cioè nella piemontesità attuale, laddove si possa ancora configurare come tale, cosa resiste, come dire, della esperienza della guida politico istituzionale di quella fase dell'Italia che poi sfociò nella unità d'Italia? No, di quello niente, secondo me. Non c'è più questa... A parte che a scuola, quando interrogo i ragazzi, non lo sa mai nessuno che cosa vuol che cosa. Cioè, la storia veramente è un grande problema oggi come oggi, saperla spiegare ai ragazzi. Dovrebbero fare tanta storia anziché toglierla, perché hanno veramente delle difficoltà. Invece dovrebbe, io non dico che dovrebbe rimanere quella diatriba, quel senso di rancore o comunque di fastidio nei confronti di quelli che sono venuti qua, ma almeno saperlo, almeno conoscere i fatti per poterli criticare. C'è ogni tanto qualcuno che mi dice, voi piemontesi, soprattutto quando incontro magari le famiglie nobili, i discendenti, voi piemontesi però ci avete tolto tutto. Beh, perché in effetti Garibaldi, quando è passato, ha fatto un po' razzia di tutto, e da lì è iniziato il decadimento della nobiltà siciliana. Quindi sì, chi conosce la storia un po' avrebbe giusto diritto ad avercela con me, ma in realtà non la conoscono, quindi mi va bene così. Silvia, allora siamo in conclusione, vorrei tornare anche ad alcuni elementi che abbiamo toccato all'inizio, ma così, non tanto per l'apparente banalità, ma perché comunque è un tema anche sul quale ancora ci misuriamo. Per esempio il cioccolato, no? Dicevi, appunto, c'è ben altro a Modica, c'è tutt'altro, ma forse il cioccolato, come dire, ha avuto il merito di farla conoscere. Sì, assolutamente. Ma questa operazione dell'IGP, no? Che una parte dei produttori non sostiene, non condivide, tu come la vedi? Insomma, ci sono buone ragioni da una parte e dall'altra, oppure... Allora, ascoltando i produttori che non sono mai entrati a far parte del consorzio, o chi faceva parte del consorzio,
addirittura come ruolo nel direttivo e poi se n'è andato, hanno sicuramente le loro ragioni. Quello che loro dicono non è contro l'IGP, non è contro il cioccolato, non è contro il prodotto in sé, non hanno mai detto questo. Hanno sempre sostenuto che il disciplinare che è stato presentato non aveva nessun senso, questo lo continuano a dire, non lo dico io, hanno sempre ribadito. È anche vero che per quelli che sono i canali istituzionali non hanno mai fatto però nessun passo per fermare questo procedimento, quindi è andato avanti, è passato fuori da una commissione europea che l'ha approvato e quindi questo deve essere. È bello. Ma c'è un rischio, come dire, di abbassamento della qualità proprio per le caratteristiche che il disciplinare ha scelto come livello, quello che poteva c'è anche essere sì. più alto. Cioè. Sì, secondo quello che dicono loro sì, perché in questo modo, ora non ricordo perfettamente, ma perché è un po' tecnico questo disciplinare, il problema riguarda la materia prima, gli ingredienti che vengono utilizzati e poi comunque mi avevano spiegato anche tutte dei passaggi nel procedimento. E sì, un po' il rischio è che si perda quello per cui Antesignani di questo prodotto ne avevano insomma cercato di puntare su questo. È anche vero che infatti c'è chi dice dunque sarà un prodotto il cioccolato di un paese vicino a Ragusa, ha detto così Pierpaolo Ruta, sì. È bella la sua provocazione, il cioccolato, adesso non ricordo la definizione esatta, mi sembra che sia il cioccolato di un paese vicino a Ragusa. Cioccolato di un barretto, forse cioccolato sì, di un ricordo. Paese vicino a Ragusa. Esatto. Quindi Beh, c'è anche una provocazione campanilistica al contrario, insomma, potrebbe sollecitare dire, l'orgoglio all'identità della città di Modica, insomma. Dall'altra anche perché anche poi il nome di Ruta è legato sostanzialmente al processo questo. Di scoperta del cioccolato, questo è un dato storico che nessuno può contestare. Nessuno, la città gli deve tantissimo, in quel senso famoso senso di restituzione che dicevamo, la città gli deve tutto su quello che riguarda il cioccolato, che poi si sia fatto un percorso diverso, più forse politico, amministrativo, verso l'IGP, vero è che ottenere l'IGP è sicuramente una grande opportunità, se ne parliamo in termini di opportunità turistica, economica e tutto quello che comporta il business. Disciplinare o non disciplinare, avere l'IGP, abbiamo visto già come nel giro di quest'ultimo, cos'è, dal 6 novembre che è diventato ufficiale, nel giro di 2 settimane abbiamo visto come il cioccolato abbia rimbalzato ovunque, se già Modica era famosa per questo cioccolato, ora non sarà più solo famosa per il cioccolato, diventerà al contrario, diventerà l'attrazione assoluta. Sul cioccolato il Piemonte ha molto da dire? Sì, ha tanto da dire, tanto è vero che ho visto che Modica in questi giorni è stato ospite di Cioccolatò, ovviamente Cioccolatò nasce prima, il Piemonte ha una tradizione molto più lunga, però è anche vero che non hanno mai avuto forse la lungimiranza di pensare di fare un cioccolato IGP, forse non ha neanche le caratteristiche, perché l'IGP modicano si lega e si caratterizza anche proprio per la storia che ha questo cioccolato, cioè, non è solo una questione di ingredienti. Azeca, esatto. Giunta con la dominazione spagnola. Sì, del fatto che comunque fin dal 1700 Modica, e adesso non ricordo la data esatta, Grazia Dormiente definisce di nascita del cioccolato, mi pare seconda metà del 1700, la città di Modica si è già legata al cioccolato e a questi maestri cioccolatieri che erano modicani e quindi forse rispetto ad altri cioccolati è più legata proprio alla storia del territorio. E quindi anche la storia della dolceria Bonaiuto, insomma, i cui primordi risalgono al 700. Sì, insomma, probabilmente tra i primi maestri cioccolatieri c'era, adesso non vorrei perché non mi ricordo esattamente quali erano i nomi dei primi maestri cioccolatieri, quindi non voglio entrare nel merito perché poi è un terreno non che scotta di più, quindi non. Però insomma, evidentemente abbiamo parlato tanto oggi di storia, la storia come componente più degli ingredienti, più del disciplinare, ha fatto tanto nell'attribuzione dell'IGP. Bene, grazie a Silvia Crepaldi, giornalista, trapiantata a Modica, ma orgogliosamente consapevolmente adottata, più che trapiantata. Cittadina di Modica, adottata da Modica, con la cui curiosità personale, culturale, ma anche giornalistica, così molti angoli della città di Modica e molte pagine anche della storia di Modica sono state illuminate, perché potrebbe essere anche un esempio per chi magari a Modica è nato, vive, non è mai uscito e forse chissà anche occhi più pigri per guardare, per scoprire appunto anche le bellezze che indubbiamente la città presenta. Grazie a Silvia Crepaldi, grazie a quanti ci hanno seguito, prossimo appuntamento come sempre con il fatto del giorno.